internazionale del Libro di Torino nello spazio Book Sprint Edizioni. È con noi Giorgia Ciolli. Ciao, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Servi delle emozioni, ma anche io direi padroni di noi stessi, ed è quello che alla fine è stato il tuo vero motto. È un libro di poesie quello che tu scrivi. Veramente servi delle emozioni, perché tu ne hai provate tante. Eri, potremmo dire, in un periodo della tua vita in balia delle emozioni, ed è stato forse il periodo in cui hai scritto maggiormente. Sì. Ma tu in realtà scrivi da quando eri piccolissima. Sì, io ho sempre scritto, però c'è stato un particolare momento in cui scrivere è diventato indispensabile per tradurre quello che provavo. Era una valvola di sfogo, e lo è ancora adesso. Esatto, c'è stato un momento particolare della tua vita, insomma, qualcosa che è stato un momento che qualcosa ha sconvolto, ecco, c'è stato qualcosa che ti ha sconvolto la tua vita, e quindi questo momento ti ha, sono momenti che ti ha mandato giù, insomma, ti ha buttato giù, insomma, è arrivato questo momento buio, ecco, per essere proprio chiari, un momento molto buio della tua vita. Sì, diciamo che in quel particolare momento sono stata investita da una serie di emozioni, ma la cosa importante era essere in grado di riuscire a decifrarle e di riuscirle a portare a proprio vantaggio. Cioè, le emozioni sono quelle che ci danno la vita, noi siamo in grado di vivere attraverso quelle, di provare grazie a quelle delle sensazioni forti, però allo stesso tempo dobbiamo essere in grado di portarle a nostro favore, cioè di farcele servire per capire meglio il mondo, per interpretare noi stessi e quello che abbiamo intorno. Quanto è durato orientativamente il tuo periodo buio, prima insomma della risalita? Diciamo che il periodo più buio è durato all'incirca un annetto. Ci ho messo un po' per uscirne fuori, però alla fine se uno ha la forza di volontà ce la fa a far tutto. Esatto, anche se in quel momento insomma non era la forza di volontà quella a cui pensavi, eri chiusa in te stessa. Sì, era un momento in cui diciamo non parlavo con nessuno, neanche con la mia famiglia, e quindi scrivere era indispensabile, era l'amico immaginario dei bambini in pratica. Tua mamma cercava di insomma tirarti su, farti parlare, ma non c'era verso. No, è che io avevo costruito un mondo con tutto, un muro con tutto quello che mi circondava, quindi non c'era proprio possibilità di dialogo con nessuno. Quindi è proprio quello il punto, no? Tu mi raccontavi prima, quando tu ereggi un muro non c'è modo e non c'è verso di scalfirlo, non c'è modo di arrivare, almeno che non sei tu a deciderlo. Sì, l'unico modo in cui veramente si può andare avanti è prendere consapevolezza di quello che si vuole fare, di quello che si è, di quello che è successo e del fatto che bisogna sempre andare avanti, perché di problemi ce ne sono, ce ne saranno sempre, l'importante è saperli affrontare con la giusta forza e con le giuste motivazioni. Per te è stato proprio quasi un percorso terapeutico, quello della scrittura, dello scrivere le poesie, è un qualcosa che tu avevi già da piccolissima, ma in questo caso è stata per te come una terapia psicologica. È stata una terapia anche per capire quello che io volevo fare, soprattutto nel passaggio diciamo dal quinto liceo all'università, le scelte che volevo prendere e quello che volevo essere, per creare una vera e propria identità, perché prima non si va un po' in balia delle onde, degli amici, trasportati da quello che è intorno, ma poi bisogna prendere consapevolezza di quello che si vuole essere e di quello che si vuole fare, e questo è stato fondamentale. Anche perché tu mi raccontavi prima, io comunque anche prima di questo momento così buio della mia vita, di questi accadimenti insomma così forti, comunque già sì, facevo parte del mondo, del contesto in cui mi trovavo, magari che ne so, avevo delle amicizie, però già non ti sentivi così libera, così aperta. Ero molto modulata su quello che forse le persone si aspettavano che io facessi, e quindi di conseguenza non ero realmente me stessa. E poi invece hai iniziato a scrivere. È stato tipo l'ancora di salvataggio. Qual è stata la cosa che in particolar modo ti ha aiutato, oltre che scrivere? Rileggere? Rileggere. Rileggendo sono stata in grado di capire quello che realmente stava succedendo. Anche il fatto di pensare un semplice problema, una volta che è scritto sulla carta e lo rileggi, ti rendi conto di quanto sia realmente più piccola l'entità del problema. Cioè c'è una presa di coscienza, una consapevolezza di quello che è. Ecco, quello è il punto.
Ci vuoi leggere una poesia? Anche perché tu nel libro raccogli, mi dicevi, maggiormente le poesie che racchiudono il momento di risalita, sì, o quantomeno in cui combattevi con te stessa, non certo, proprio il momento esclusivamente buio in cui era tutto nero. Leggo questa poesia che si chiama Sopravvivenza. C'era anche una prefazione, mi hai detto, sì, questa poesia. Come preferisci? C'è una signora che crede che sia oro tutto ciò che luccica e sta comprando una scala per il paradiso. Quando vi arriverà, sa che tutti i negozi sono chiusi. Con una parola può ottenere ciò per cui è venuta e sta comprando una scala per il paradiso. Dali Zeppelin. A volte ci sente un po' come l'uomo del quadro di Friedrich, viandante sul mare di nebbia. Sospesi dal mondo, leggeri, ma allo stesso tempo invidiosi del suo riuscire a trovarsi con così tanta sicurezza davanti l'indefinito, l'imprescindibile. Ed è qui forse l'unica differenza tra me e quell'uomo. Io la mia sicurezza l'ho persa e nonostante cerchi di ritrovare la mia via, non vedo altro che nebbia. A volte mi fa sentire bene, in pace. È come se mi trovassi in una situazione di stallo, ma allo stesso tempo non avessi il bisogno di far nulla per uscirne. Arriva un momento in cui però non si può più aspettare, ci si deve muovere nonostante la nebbia ci impedisca la vista, nonostante dopo il burrone ci sia il vuoto. È necessario cadere, farsi male e poi avere la forza di rialzarsi. Ma dov'è la mia forza? Dov'è il mio coraggio? Dov'è la voglia di vedere l'orizzonte? Quando non riusciamo a mantenere più il controllo della situazione, allora esplodiamo, come tante piccole particelle gassose. E vaghiamo all'impazzata, alla ricerca del nostro spazio, nella composizione chimica. Ma in realtà non c'è un vero posto dove siamo segnati a stare. Dobbiamo crearcelo il nostro spazio, dobbiamo spingere contro altre centinaia di particelle fino ad arrivare a creare il nostro perfetto equilibrio tra volume e pressione. Io ho paura. Ho paura di non riuscire a creare la mia composizione chimica. Ho paura che esploda, che mi ferisca nonostante i miei sforzi. Ho paura di non riuscire a trovare il giusto equilibrio. Ho paura di ammettere di aver paura. E così mi ritrovo accasciata sul bordo della scogliera, come ad aspettare che venga il vento a scalfirmi. Mi ritrovo impotente, in balia del suono delle onde del mare che si scagliano imperterrite sugli scogli. Vorrei avere sempre la giusta forza per farcela da sola, per affrontare il mondo a testa alta, nonostante ci sia un'enorme macigna a gravarmi sul petto, a mozzarmi il respiro. Ad un tratto qualcosa si è rotto, mi ha trascinata con forza su questa scogliera che riesce ad incutere pace e terrore allo stesso tempo. E il dolore si dilata dal petto fino a colpire tutte le membra, il respiro si mozza, comincia a boccheggiare in cerca di aria, la vista si appanna, tutto intorno si fa distorto, le figure, i suoni, le gambe vorrebbero cedere, ma dentro te c'è ancora quella piccola e fioca fiamma che nei momenti peggiori si fa largo tra il corpo e la mente, e c'è oppressione, terrore, panico. Tanto, troppo dolore. Vorresti abbandonare tutto, ma quell'irresistibile e sano egoismo che ti tiene attaccato alla vita non ti permette di ascoltare il suono del silenzio. Neanche il silenzio fa paura alla legge della sopravvivenza. Allora è proprio quella, no? Forse la legge della sopravvivenza che ti fa pensare che devi combattere. In particolar modo hai dovuto combattere con te stessa. Però ci sei riuscita, ce l'hai fatta. Certo, la sfida penso che tutti compiamo, quella più grande, è proprio con noi stessi, con l'accettarci per come siamo. E poi mi hai detto che hanno letto le tue poesie, soprattutto tua mamma, che era colei che all'epoca giustamente con grande apprensione cercava di parlarti, cercava soprattutto di farti parlare, non ci riusciva. Che cosa ha detto quando ha letto le poesie? Si è commossa. No, lei era consapevole del fatto che io ero uscita fuori da quel circolo vizioso e fondamentalmente era felice per me, perché ero riuscita a tirar fuori quello che sentivo e che provavo. Anche perché tu giustamente scrivi perché dici è facile, no, scrivere, non c'è nessuno dall'altra parte che ti ascolta, che ti giudica, è facile. È come scrivere con se stessi, è facile nel momento in cui scrivi, è difficile nel momento in cui lo rileggi perché poi fai i conti con quello che hai scritto e quindi è là poi che devi riuscire ad andare avanti. Esatto, è proprio questo il punto. E quando è arrivato il momento di pubblicarlo? Quando è arrivato il momento di pubblicarlo non lo volevo più pubblicare, poi però ho capito che era la cosa giusta da fare proprio per me, che mi avrebbe permesso di andare avanti, di capire che c'è tanto altro, che questo era un tassello importante che poteva aiutarmi. Scrivi ancora poesie, sì? Sì.
adesso hanno gli stessi toni di allora o no? No, completamente diversi, no, diversi, vediamo se riusciamo a scrivere qualcos'altro. Che cosa vuoi fare oggi? Chi vuoi essere? Cosa vuoi diventare? Sicuramente una donna orgogliosa delle decisioni che prende in qualsiasi caso e in qualsiasi momento. Voglio... Cosa voglio essere domani? Non lo so, però sicura di quello che faccio, delle decisioni che prendo senza pentirmene. A chi vogliamo rivolgere il libro? A tutte le persone che non hanno il coraggio di parlare e che in qualche modo hanno bisogno di trovare la loro valvola di sfogo per capire che bisogna andare avanti in qualsiasi momento, qualsiasi sia il problema. Grazie Giorgia Ciolli per essere stata con noi. Grazie a voi. Servi delle emozioni.